perché si ricordavano che anche loro erano greci, anche loro magno greci, un tempo. Il Maggio dei Monumenti presenta la Giornata Internazionale della Cultura Ellenica, che sarà celebrata venerdì 20 maggio in diverse città italiane, da Milano a Palermo, con una serie di iniziative per ricordare le radici greche della nostra civiltà e per ragionare sull'importanza della cultura classica come anticorpo ai disvalori e alle insoddisfazioni del presente. Fondata una prima volta dai coloni greci nel IX secolo avanti Cristo, Napoli accoglie ancora oggi una delle più antiche comunità elleniche d'Italia. A Napoli c'è stato dall'antichità sino ad oggi una presenza continua e diacronica dell'elemento greco. È partita da qui, abbiamo deciso di fare la cerimonia ufficiale di questa giornata mondiale qui a Napoli, dove si è parlato il greco fino al 1000 d.C., e anche perché riteniamo Napoli una città custode della cultura ellenica. La giornata si aprirà alle 9 nella Basilica di San Giovanni Maggiore con la maratona letteraria greca, dove gli studenti dei licei classici leggeranno brani di letteratura greca classica e contemporanea in greco e in italiano. Alle 15 a San Domenico Maggiore il dialogo filosofico Filia sul valore dell'amicizia, a cura del Festival della Filosofia in Magna Grecia. Noi siamo figli di profughi che lasciarono Focea, e parlo di Parmenide e Zenone, i loro antenati, i loro genitori anzi, erano partiti da Focea perché perseguitati dai persiani, e in nome della libertà fecero un lungo viaggio nel Mediterraneo per poter approdare in un luogo che fosse vicino alle loro radici, e scelsero proprio l'antica Iele, Elea, oggi Ascea, per poter fondare una nuova comunità. Quindi questa dell'attenzione all'altro, ai popoli che in questo momento stanno vagando per questo mare mediterraneo, che ha sempre unito e che invece in questo momento sta diventando un luogo purtroppo di morte e di sofferenza, la nostra attenzione deve essere quella dei nostri padri. Anche gli enotri accolsero i focei pur di dare loro spazio per poter ricreare un luogo di appartenenza, un luogo di nuova origine, ma soprattutto di comunità. Alle 16 all'Accademia di Belle Arti sarà lanciato il progetto Cultura Classica, Patrimonio Immateriale dell'Umanità, al culmine di un incontro in difesa dei licei classici italiani che tuttora costituiscono un'eccellenza nel panorama scolastico mondiale. Cultura classica in toto, sia quella antica, cioè il greco e la greca, che quella latina, bisogna recuperarla in qualche modo con il sostegno dei licei classici. Per noi i licei classici sono un patrimonio culturale da preservare e da valorizzare, proprio in questo periodo di grave crisi anche culturale dell'Europa. Il programma completo delle iniziative, che si estenderanno anche al sabato, su www.comune.napoli.it.